qua. Ok, Benvenuti, ciao a tutti, benvenuti. benvenuti. Oggi si inchiostra insieme. Sì, facciamo un po' di tavole, si inchiostra. Bravo. Allora, ciao a tutti. Ciao anche a Claudia che oggi ci dona il suo tempo e uno Tutti. sneak peek delle tavole del suo fumetto. Vi ricordo un paio di regole del quieto vivere di queste live, anche se alcuni ormai lo sanno, altri magari potrebbe essere la prima volta. Il microfono quando entrate è spento per un motivo, quindi non lo accendete. Voi potete tranquillamente fare le vostre domande in chat, le leggo io a Claudia e rispondiamo insieme. Un'altra regola di quieto vivere. Per favore, non mandate messaggi privati perché poi dopo diventa tutto un casotto. Quindi scrivete nella chat tutti, così lo possiamo leggere tutti, non c'è da vergognarsi di fare una domanda, siamo qui per parlare. Assolutamente. Ciao a tutti. Vai, fatti i disclaimer. Allora, intanto questo che volume è? Che Questo è il quinto numero di volume di volume è? Pendulum, primo capitolo del volume. E lui, Axel, uno dei più odiati del volume del fumetto in generale. Ma purtroppo è arrivato il suo turno di essere inchiostrato. Quindi comincia a inchiostrare proprio il personaggio più impopolare, proprio per dare fastidio ai partecipanti apposta. No, no, beh, oddio, ce l'ha le sue fan, però tutte sono con Zarion, che è il tizio con i capelli neri, che ancora non è spuntato. Quindi, ahimè, dovranno aspettare un pochetto. Allora, c'è Lux che dice no, Axel è un amore. No, no, ma ci sono persone che lo amano, dai, soprattutto dopo il quarto volume, sono contenta. Bimbo. Ziri invece si dichiara Team Zirion. Eh sì. Dario. E c'è Sara che chiede di cosa parla il manga? Allora, Pendulum è uno shoujo a tinte fantasy e gotiche. Racconta di questo mondo, di questo regno Pendulum, che è conteso da due famiglie, i Moonlight e i Bloody Rose. Quest'ultimi sono degli esseri, diciamo, dall'aspetto demoniaco, che sono in lotta con gli esseri umani appunto per avere il potere assoluto. Lucien, che è questa bimba qui, è la protagonista e a causa di un fatto che accadrà nel primo volume si ritroverà coinvolta in questo scontro fra queste due famiglie, diciamo, un po' Romeo e Giulietta. C'è Andrea che chiede da dove ti è venuta l'idea? Allora, io ho scritto la storia 3 anni fa ormai. Ai tempi ero molto in fissa con Romeo e Giulietta, appunto Shakespeare, e con Vampire Knight. Diciamo, mi sono un po' ispirata all'Aino e a Shakespeare, Eh beh, appunto. ci sono autori peggiori dai quali prendere ispirazione, direi. Non lo so, no, per dire che comunque è un'ispirazione bella, ecco. Ok, domanda interessante. Umine chiede qual è il personaggio che odi e quello che ami nella storia? Allora, quello che amo è proprio Axel, cioè lui, perché è quello appunto più odiato, più disagiato, come mi piace definirlo a me, e il più incompreso. Mentre invece quello che è, oddio, non proprio odio perché mi piace, è Zarion. Più che altro non condivido molte cose che lui pensa. È tutto il contrario di ciò che penso io, praticamente. Cosa ami disegnare? Ormai siamo partiti su questa Allora, amo disegnare. onde. Allora, iniziamo già subito da quello che odio, gli sfondi. Chi legge Pendulum sa che faccio pochissimi sfondi, io proprio non li sopporto. Però mi piace tanto disegnare le persone, soprattutto gli sguardi e i primi piani.
diciamo che mi concentro di più su quello. Cioè, chissà perché l'avrei indovinato degli scogli. Ciao Ish, vabbè, chissà come mai, che lei mi bacchetta sempre, dice metti più sfondi. Ovviamente Wish non se la poteva perdere questa live. Ciao Wish. Lei pure è sostenitrice di zirconio. Vedo che stai usando il G-Pen, è il G-Pen classico di Clip Studio? Sì, quello classico. Preferisco andare sul classico. E, che tipo di tavoletta usi? La Vion, Vion, non so pronunciarlo, Vion. Non mi Ah, già ricordo il forse modello. Huion. Sì. Soprattutto per le tasche, sì. Comunque la GT 191. Ma perché comunque, non lo so, io mi Tutto, ci c'era trovo tutto. abbastanza bene. Ci lavoro da 3 anni, comunque non mi dà problemi. Bene, se Oddio, sta proverò. durando, cioè 3 anni sono già abbastanza per questo tipo di tavoletta. Sì, 3 anni. Anzi, forse 4. No, 3 anni e mezzo, Mine che qualcosa del dice, genere. effettivamente ci sono poche vignette di sfondi, ora che me lo fai notare. Però anche Sì. dipende anche da quello che da quello che serve nella storia. Se nella storia è importante la relazione tra i personaggi, chiaramente ci saranno anche meno sfondi da far vedere. Comunque, appunto, io ripeto, approfondisco più gli sguardi, infatti, vedi, ci sono molte vignette così. Fanno vedere lo sguardo proprio dei personaggi. Mi concentro più. Se avessi degli assistenti che ti disegnassero gli sfondi, faresti più sfondi? Ce ne metteresti di più? Di più no, però almeno verrebbero decenti quelli che fa, cioè che farà. Però. No, non penso che metterei più sfondi di quelli che già metto. Però ripeto, almeno sarebbero fatti bene. Ti stanno chiedendo se il programma che stai utilizzando si chiama Medibang. No, si chiama Clip Studio No, Paint. Clip Studio. Comunque sei bravissima, mi ispira questa storia. Mi Grazie. fanno i complimenti. Grazie. Sara chiede: per chi non ha mai avuto una, che tavoletta consigli? Per questa cosa io in realtà alla live che abbiamo fatto con Federica Di Meo, poi la metteremo su YouTube dove parla di tavolette a manetta. E ve le consiglia tutte col modello, con la quantità di punti di pressione, le sa tutte. Infatti io ho la Wion, però comunque ci sono tavolette 10.000 volte meglio. Soprattutto con cui iniziare non ne ho idea. Non è il mio No, perché campo, quindi bisognerebbe metto le mani alzate. provate tutte. Sì, infatti, senza dubbio. Io Bisognerebbe comunque veramente sono. provare. Se uno non è un promoter, non è fisicamente possibile. Certo, infatti. No, ma lasciando perdere che io avevo iniziato a disegnare con una tavola grafica, quella non a schermo, quindi che era Anch'io. la Bamboo Wacom, quindi quando io ho preso questa, la Wion, ero strafelice, tipo, oddio che bello! E quindi non ho molta esperienza con le tavole grafiche, non saprei consigliarvi. Guarda, io c'ho la mia prima tavoletta grafica, ti dico la marca solo per riderci su, perché letteralmente nessuno la conosce, era una Trust. Cioè, che Non la cacchio di conosco. marca è Trust? Non credo esista No, neanche non ho più. Praticamente sentito. andava a pedali. Dura come marmo. Mamma mia. Ma la mia era una Wacom, dai, la bambù. Bellina, però. Abbiamo Dizio che chiede se ti rispecchi nella tua storia. Dipende,
Perché, come ho detto prima, ci sono personaggi a cui ho messo più me e altri meno. Poi, ovviamente, è sempre un fantasy, non è autobiografico, naturalmente. Però, ripeto, io mi sento molto in sintonia con lui. E invece, altre cose, altri personaggi sono completamente l'opposto. È bello variare un po' con la psicologia dei personaggi. Se ti dovessi rivedere in tutti i personaggi sarebbe una storia un po' No, ma strana perché tutti i personaggi sarebbero essenzialmente la stessa persona. esatto, non ci sarebbe varietà, non ci sarebbe un conflitto o qualsiasi altra cosa, comunque che rende interessante una storia. Tutti i personaggi sono uguali, è impossibile. Poi alla fine è parte dell'abilità dell'autore sapersi immedesimare in tanti personaggi. Altrimenti disegneremmo tutti i personaggi del nostro stesso sesso, della nostra stessa età e non Infatti. saremmo capaci di uscire da lì. No, ma poi è bello anche mettersi in confronto anche con personaggi totalmente differenti da te, proprio completamente diversi. Tipo, è bello pensare, ma questa cosa io come la farei e come la farebbe invece il personaggio? Cioè, proprio vederlo come un essere umano a sé. È un ottimo consiglio di vedere i personaggi come esseri umani a sé. Abbiamo Soprattutto tutti non un po' vederli. di. Abbiamo un po' di commenti. Allora. Hai un consiglio per chi sta scrivendo la sua prima storia? Allora, sì, il consiglio più grande che posso dare è appunto quello di scrivere la storia prima di iniziare a fare un fumetto o qualsiasi altra cosa. Soprattutto appunto un fantasy, ma anche quelle più semplici come trame. Vi consiglio sempre di scriverla perché, per evitare i buchi di trama comunque. Quindi dividerla in capitoli. Io almeno ho iniziato così. Ho fatto i riassunti dei vari capitoli di Pendulum, tutti quanti, e poi l'ho suddivisi in volumi. Così io ho già tutta la storia sotto C'è la controllo. storia completa. Sì, tutta. Già da 3 anni. Tutta la storia Quindi sotto sai già controllo, quanti volumi diciamo. saranno? Sì, saranno 8 più uno spin-off Oh, di anche lo personaggio. spin-off, bello. Sì, appunto per approfondire un personaggio in particolare. E quindi mettetevi degli obiettivi. Nel senso, che obiettivo ha la vostra storia? Che obiettivo ha il protagonista o la protagonista? E soprattutto dare molta, molta importanza anche ai personaggi di contorno. Ogni personaggio deve avere un ruolo. È bello avere storie con tanti personaggi, per carità, però magari. No, finisci, finisci. Dicevo che magari è bello mettere, cioè fare storie con tanti personaggi, però magari averne tanti e poi non dargli nessun ruolo è un peccato. Quindi magari mettete pochi personaggi, però buoni, che abbiano un senso, che facciano crescere comunque il protagonista. Gli diano delle scelte, qualcosa da fare. E stanno arrivando un po' di commenti di persone che non conoscono, che non conoscono il tuo fumetto. Quindi, Pendulum edizioni Manga Senpai, lo trovate nello store Manga Senpai, giusto? Sì, assolutamente. Anzi, se mi seguite su Perfetto. Instagram, basta andare su Claudia Giambusso su Instagram, c'è nella mia bio il link che vi porta direttamente allo store con tutti i volumi. Per ora sono usciti 4 volumi e ora sono in lavorazione al quinto. Perfetto. Così lo conoscete, adesso lo conoscete, non avete alcuna scusa e poi parte dell'obiettivo di queste live è anche appunto proporvi nuovi autori che magari non conoscevate. Perché giustamente non le possiamo sapere tutti. Eh beh, sì. Allora. Sei mai andata in Giappone?
Purtroppo no. Un giorno ci andrò. Speriamo. Sì. Lo sketch di base che hai fatto, l'hai fatto direttamente in azzurro oppure lo fai nero e poi colore? Non lo faccio nero e poi cambio colore quando devo inchiostare, per distinguere. Funzione dei layer property di Clip Studio, giusto? Sì, questa qui. Il livello Ti cambia il dov'è? colore del layer direttamente. Sì, vedi? Poi Comoda. abbasso l'opacità. Io all'inizio non la usavo, poi l'ho scoperta e buon la vita. Max che dice che Pendulum lo conosce perché ti segue su Instagram, Oh, grazie. che ti ha trovato per caso vedendo i tuoi disegni. Grazie, mi serve. C'è Matteo che chiede come i rapporti tra i vari autori di Manga Senpai, c'è molta competizione? In realtà non penso, cioè nel senso io vado d'accordo più o meno con tutti. Poi ovviamente con alcuni ho stretto più contatti, è normale. È come una classe. Per esempio con Francesca, Pamela, siamo molto Beh sì, unite. mi sembra di vedervi tutti molto. Ma sì, quando alla Sembra fine, di vedervi tutti molto affiatati. non ha nemmeno senso la competizione, perché comunque ognuno di noi porta una storia, ci cioè racconta una storia diversa, con stili diversi, quindi. No, infatti, tra i veri artisti, secondo me, lo sanno Ma sì, ma. che c'è da darsi una mano a vicenda e non c'è motivo di essere gelosi. No, ma non è una gara, né una competizione, cioè stiamo tutti realizzando il proprio sogno, quindi penso che sia un po' infantile provare competizione verso i propri colleghi. E ripeto, siamo tutti lì. C'è Xejo che chiede: il tuo fumetto mi incuriosisce, ma sono minorenne, quindi volevo chiederti se potevo leggerlo anche io. Grazie in anticipo. Allora, intanto ciao, sono contenta che ti possa interessare. Allora, dipende. Il mio fumetto ha tematiche un po' forti, non a livello visivo, ma un po' a livello psicologico. Quindi, non lo so, dipende. Dipende se l'età. Dai 14 anni in su va bene, penso che l'età adatta. Ma a parte tutto, onestamente vedo tanta, cioè vedo tanti ragazzini, ma piccolini, anche 10 anni. E qual è il tuo manga preferito? L'Attacco dei Giganti, Tokyo Ghoul. Beh sì, appunto, dipende. Dipende anche da quanto possa essere traumatizzante una storia. Non lo so. Io comunque le consiglio dai 14 in su, non si sa mai. Ok, sa mai. Allora. Comunque. Io a 10 anni guardavo film horror splatter, quindi dipende. Mostrare in digitale usi sempre il G-Pen, la sensibilità della penna, come è impostata? Qua ci sono i dati. Io sì, per inchiostrare le tavole sì, uso il G-Pen. Uso cose molto molto semplici. Ma sì, alla fine Clip Studio c'ha Rush già talmente belli di suo. Elisa Cescutti chiede come ti chiami su Instagram. Claudia Giambusso. Ricontrollo il Claudia trattino basso Giambusso. Ora lo scrivo per tutti. Instagram mi tocca sempre ricontrollarli perché trattini bassi, trattini alti,
Maiuscole, minuscole. sì. Io ho cercato di essere brava, trattino basso fine, nome e cognome base. X lunga che dice parlare di Clip Studio versus gli altri. Siamo tutti di Clip Studio, siamo tutti fan di Clip Studio, che ci possiamo fare? Tanto clip. C'è Paola Montrone che dice Claudita ce l'ho fatta ad arrivare, è finita ora la riunione. Ciao Paola. Tematiche forti tratta il manga. Inoltre, la tematica principale è personale oppure diresti che è qualcos'altro? Allora, le tematiche forti, diciamo che è, oddio, amore incestuoso. Questa è la tematica Cosa? forte. L'amore incestuoso. Così che sparirono tutti. No, devo Vedi che la dire. chat va da 50 a 20. No, comunque, allora, i temi principali sono l'amore per se stessi, ma soprattutto per gli altri. E come affrontare le differenze, soprattutto la questione del razzismo, intesa sempre in chiave fantasy, per carità. Però perché bisogna avere paura del proprio, cioè dell'essere diversi? Questa è una delle tematiche. Interessante. Mauro che dice Jamie Lannister approves. Lei si per Lannister piace. Esatto. Poi ovviamente. Molto interessante, anche perché comunque nei fumetti italiani o comunque di autori italiani se ne parla molto di meno rispetto che ai fumetti giapponesi. Poi No, vabbè, sì, se mi sono famiglie sono. reali è tutto normale. Dipende. Dizio chiede: cosa diresti che ci sia di diverso nella tua storia dalle altre? Le altre dipende quali, altre fantasy, non lo so. Allora, sinceramente io penso di ricadere come altri autori in vari cliché, perché comunque i cliché volendo piacciono. Però io mi sono divertita tantissimo a studiarmi un po' i ruoli dei protagonisti maschili, cioè nel senso che molte tifano uno rispetto all'altro. E di solito nelle storie young adult si ricade sempre nello stesso triangolo. Io ho cercato di fare qualcosa, meno penso, spero di esserci riuscita, qualcosa di un po' diverso. Spero di sì comunque. Si cerca sempre di fare qualcosa di diverso, ecco. Alla fine è bello vedere delle. Possono funzionare gli stereotipi, le storie classiche, se sono trattate bene, secondo me ci sta tutto, però allo stesso tempo ci deve essere qualcosina di diverso. Sì, infatti, ma anche perché anche l'autore stesso si potrebbe annoiare a lungo andare. Certo. C'è Leonardo che dice di diverso ci sta Axel, amatelo tutti. Sì, perché io. Ci sono tanti editor da manga senpai? Come non ho capito. Scusa, se volevi dire qualcosa, dillo pure, te la ridico dopo la domanda. No, tranquilla, non sono riuscita a sentire la domanda. Ok. Jacopo chiede, ci sono tanti editor da manga? C'è Wish come editor. Si intende proprio l'editor. Sì. Lei fa proprio editor, ma il problema
problema in Italia è che non ci sono persone che di lavoro fanno l'editor praticamente. Sì, molti non sanno nemmeno Soprattutto cosa quando si vuol dire. soprattutto di manga giapponese. È difficile trovare una persona con abbastanza competenza da poter coprire questo ruolo così delicato. Anche fondamentale. Debbie dice: ho notato che disegni un elemento del line art in vari layer. Non ti confondi? No, allora io Cioè, sono praticamente molto. la line art. Sì, io praticamente ho viso, capelli, ma anche quando faccio lo sketch uso diversi livelli. Puoi muovere a piacere? Così non devo cancellare, rifare molte cose, prendo solo quel pezzo, bon. Insomma, è giusto anche sentirsi più sicuri e No, sì, usare il assolutamente. digitale per i vantaggi che può dare. Eh sì, infatti abbiamo la possibilità di fare tanti livelli. L'unica cosa è Quella solo di cosa non del confondersi. salvato. Vedo che per non confonderti stai usando i colori. Che Colori, sì. Io ormai, ripeto, sono già colori 3 anni. le Sì. stai? Sono tanti anni che faccio I sta cosa. livelli, se vedete, sono specchietti colorati. Colorati. Il giallo è per i capelli, verde per occhi, naso e bocca. Allora, questo nome non cerco neanche di pronunciarlo. A cosa serve girare la tavola come adesso? Credo che intenda come mai Ah, il giri la foglio. tavola quando stai. Giro il foglio così. Flip, sì. Non lo so perché mi viene più comodo. Non lo so, a voi non vi capita che quando disegnate anche su un foglio normale voltate il foglio? Cioè, non così magari, ovviamente, però lo inclinate per tenere la mano più comoda, più che altro, Durante. anche Scusa, perché. finisci? Anche perché. No, anche per Da tenere noi. la mano più comoda. Io ad esempio soffro di tendinite, non so voi, e quindi cerco di sforzarla il meno possibile. Cioè magari invece di inclinare la mano, inclino il foglio e uso la mano, ce la tengo ferma. È giusto, è giusto. Intanto aiuta a vedere le sproporzioni nel disegno durante la fase di sketch e poi appunto durante la fase di inchiostrazione puoi poter girare la tavola e fare a seconda del giro dei capelli, delle curve che devi fare, giustamente torna più comodo invece che forzare la mano. Sempre i vantaggi di clip. Anastasia chiede come si gira la tavola, si può in tutti i programmi. Generalmente si può fare in tutti i programmi e generalmente si può anche programmare all'interno della tavoletta di pigiare un tasto e flippare. Te come lo sfrutti il flip? C'è un bottone da qualche parte che non vedo? No, direttamente qua vado con la freccetta e Vai sul navigatore, capito? Sì. Ti ripeto anche per una comodità di mano. Poi ovviamente quando fai lo sketch, voltarlo, vedi appunto la simmetria, se c'è qualche errore. Chiede, da dove nasce il tuo amore per i fantasy? Penso da quando sono piccola. Ero fissata con Harry Potter o con tutti i libri fantasy in generale, anche adesso. Io sono più amante di libri che amante di manga. Lo so che è detto strano, però sono una grande amante degli young adult fantasy. E vabbè. Realtà fai benissimo. No, sì, ma penso In che realtà fa comunque benissimo. a livello di storie. E sviluppo personaggi, penso che leggere libri faccia abbastanza bene.
È Soprattutto bellissimo leggere in perché sì, tanti leggere autori. aiuta a scrivere poi. Comunque fare manga non è soltanto questione di disegno, è anche storia, personaggi, tutto. Scrivere un libro invece di un manga? Sì, ci ho pensato, però non penso che riuscirei intanto a scrivere un libro, più che altro perché non riuscirei a esprimermi come vorrei. Ripeto, essendo che io do molta importanza agli sguardi dei personaggi, quindi alla loro psicologia, preferisco esprimerli con un disegno. Un libro mi farebbe sentire un po' limitata, diciamo. Il fumetto alla fine è storia è storia e disegno, è un passo oltre oltre la scrittura o l'illustrazione. Sì, infatti, fumetto proprio rende Connubio vivi. tra i Lo due. stesso discorso che ho fatto Spero prima. che come mai c'è questo dislivello di altezza tra i personaggi? Lei è molto più piccola di lui. Diciamo 4 anni di differenza. Qua lei era una bambina. Allora, guardo un po' di. Che dice, i personaggi di Claudita sono tutti più complessi di quello che sembrano, così non riesci a staccarti più dal manga. È bello vedere che c'hai i promoter tra i commenti. Sono le amiche, cosa servono? Ci fanno supporto. Hai preso ispirazione da altri manga che hai letto? Beh, prima citavi La Ino, Vampire sì. Knight. Poi studio le tavole di Vanitas. Non mi ricordo come si chiama l'autrice, mi sembra June. Aspetta che ce l'ho qua. Ora lo cerco, si chiama Vanitas, Giuno giusto? Mochizuki, eh? Ah. È quella che ha fatto Pandora. Ok, ero pronta con Google. Poi anche da Araki, quello che ha fatto Jojo, che non c'entra niente col mio stile, però ho studiato anche le sue tavole. È bello variare come stile da studiare. Immaginate i tuoi personaggi in JoJo Pose. Oddio! Ultra muscolosi! Axel in JoJo Pose con lo stand dietro. Madonna! Non da fare. Da disegnare. Sono i tuoi anime preferiti? Vabbè, Jojo, JoJo. ovviamente. Beastars l'ho iniziato da poco, ma mi è piaciuto un sacco, quindi è rientrato tra i miei preferiti. Lo stanno Sì, consigliando tutti. è veramente fatto bene. Soprattutto la psicologia dei personaggi è ben studiata. Quindi assolutamente tra i miei preferiti. Che ti promette una fanart di Pendulum stile JoJo. Oddio, grazie, sì, ti prego. Mamma mia, la vita. Fanart della vita. Te la appendi sopra la scrivania per vederla tutto il giorno. Xlumia che dice, ecco, tutti a disegnare JoJo Pendulum. Giorgio Bello. Oddio, sì. Sariano con lo stand, vi prego. Wow, qui abbiamo un occhio di falco. Umine dice. Tempo fa ho visto appunto Vampire Knight e ho visto che nella pistola del tizio con i capelli bianchi, di cui non ricordo Esatto. il nome, c'è scritto il cognome Zirion. È un Di easter egg? Rose. Sì, Bloody Rose è il nome della pistola di Zero. E appunto è un easter egg, sì. Ah, addirittura l'easter egg proprio così, i riferimenti. Sì, perché Poi dopo se dovrei amo. infilare una JoJo reference.
Oddio. Sì, ripeto, metto qualcuno in posa alla JoJo. Una scusa a caso. Dio Brando. Sara chiedeva qual è stato il primo anime che hai visto? Quello, il primo manga che hai letto. Allora, il primo anime che ho visto, l'ho visto quando avevo 4 anni ed è stato la Mu. Da lì anche Inuyasha, Ranma e tutti Bellina. quanti. È proprio il mio primo anime. Avevo 4 anni, la Mu, che non è esattamente adatto a una bambina, però la Mu. Mentre il primo manga che ho letto, l'ho letto molto molto tardi, me ne rendo conto, avevo tipo 14 anni così, è stato Soul Eater. Ma dai, Soul Eater. In effetti andava tanto in quel periodo, mi sa. Sì, era 2010. Sì. Era uscito da poco l'anime. Io ho visto prima Abbiamo l'anime. fan di JoJo che si sono scatenati. Quei riccioli alla fine sembrano i capelli di Giorno Giovanna. Ormai abbiamo lanciato ai JoJo, i JoJo fan. Non Sì, la ma finiremo perché? più. Vi prego. No, perché io ora pretendo le fan art con le JoJo reference, vi prego. Belli a cannolo, le ha definiti umile. Tra Xlumia l'altro, che dice: Giorno sono già Giovanni. passati 10 anni dall'anime di Soul Eater. Madonna, veramente. Wow. Perché io ho visto l'anime, mi era In piaciuto un effetti, sacco. se ci penso mi uccide, cioè wow, va bene. Stiamo invecchiando. Sara che dichiara: ho finalmente capito cosa sono le JoJo reference, posso anche porre fine alla mia esistenza. Sara, per Anzi, continuiamo a vivere e a fare JoJo reference. favore. Quello è lo scopo della vita, fare più JoJo reference possibile, o subirne il più possibile. Posso fare una confessione? Io JoJo non l'ho mai visto. No! Come? No, no, ora vai a guardarti Ci ho JoJo. provato, Finisce ma la live. mi perdo quando Finisce. le serie sono troppo lunghe, non ce la faccio. No, no, ora chiunque in contatto e non abbia visto JoJo, appena finisce la live tutti a guardare JoJo, mi raccomando, perché è un capolavoro. Puoi non No, io ho il vederlo. problema che mi perdo. Con le serie, in generale tutte le serie che sforano i boh, 15 volumi. 15 volumi è proprio il mio massimo totale. E No, guarda, non ce la faccio. da un lato ti capisco, ma JoJo è l'unico che io continuo, perché ha una particolarità che i protagonisti cambiano ogni tot, quindi non ti stanca, meno stanca. Io ho questo problema tipo con anime come One Punch Man o Dragon Ball o One Piece, che sono troppo troppo lunghi e dopo un po' mi annoiano. Troppo lunghi, ragazzi. Naruto l'ho iniziato non so quante volte, ma poi non ce l'ho fatta più. Non perché non mi piaccia, per carità, ma perché è troppo lungo. Io sono una persona che si stanca. Però JoJo non mi stanca. Ha abbandonato la chat, dice. Tra l'altro, io l'ho anche incontrato, Araki. Sì, è venuto a Lucca. Io non ho avuto questa fortuna. No, in Giappone, l'ho incontrato Ah, in durante Giappone. la festa di fine anno di Jump. E tipo la conversazione è stata io che mi presento assieme a Ilaria e lui che fa: Ah, Italia! E noi: Sì, Italia! E lui: Italia! Perché Italia! E nel frattempo lui si stava allontanando: Italia! Ok, lui è un ciao! grande amante dell'Italia. Mi sembra che abbia vissuto in Italia per un po'. Può essere, comunque ci è venuto un paio di volte, bimbo lui, carino.
Sì, infatti quello che lui si è fissato con, che lui fosse fissato con l'Italia, lo sapevo, quindi qualcosa, sapevo anche che aveva studiato italiano, quindi mi aspettavo che mi parlasse italiano, però non mi aspettavo che la conversazione diventasse Italia, Italia! Amore, che cucciolo però. Io avrei voluto tanto vederlo a Lucca, ma stavo bloccata allo stand Manga Senpai. Non potevo fare la fila, quindi. No, sì, ma poi a Lucca era impossibile, cioè si vedeva da lontano e basta. Ma c'era il delirio, immagino. Cioè, file che duravano bu 5 ore. Mamma mia. Mamma mia. No, gli ospiti giapponesi si vedono sempre col cannocchiale, le code di 10 ore, poi c'hanno tutti i bodyguard intorno. È Capisco, normale. perché. Mi ricordo quella volta che è arrivato, aiuto, mi sta scappando il nome, comunque il disegnatore di Death Ah, Obata. Note. Obata, sì, che tipo la gente le era letteralmente saltata addosso, si era creato proprio la rissa. Mamma mia, no, vedi, questo magari Poveraccio. quando sono troppo famosi, purtroppo accade questo. Sì, poi era proprio il picco della fama di Death Note, quindi erano tutti assatanati da morire. Mamma mia. Allora, c'è Elisa che chiede, con questa storia del coronavirus, secondo te ci sarà ancora la Manga Week quest'estate? Allora, Elisa, purtroppo per l'estate non sappiamo che cosa succederà con Lucca Manga School, perché noi giustamente dobbiamo stare dietro. A quello che dice il governo. Però stiamo mettendo su delle lezioni online, corsi online, quindi puoi intanto cominciare con le lezioni online e se ci va bene e in estate possiamo aprire, ci vediamo alla Manga Week. Allora. Clematis che chiede, una cosa che chiedo spesso, disegnare come passatempo e disegnare per lavoro con delle scadenze è molto diverso e a volte può capitare dopo ore e ore di non avere più voglia di disegnare. Ti capita? E se sì, come gestisci la cosa? Sì, purtroppo capita, anzi mi è capitato proprio questo mese a causa dell'ansia del coronavirus, tra virgolette. Perché ovviamente quando tu disegni per passione, sai quando puoi smettere e dire no, vabbè, basta, io ora stacco, smetto di disegnare. Quando tu lavori per una casa editrice, ovviamente hai delle scadenze che non puoi sforare, perché non è giusto né nei confronti dei lettori che aspettano il volume successivo, né nei confronti proprio tuoi a livello professionale non ci fai una bella figura. E purtroppo lì devi per forza farlo. Quindi non diventa più una cosa da fare per piacere, ma diventa, tra virgolette, una forzatura. Per carità, amo il mio lavoro, però naturalmente ci sono circostanze in cui vorrei chiudere tutto, spegnere e andare a letto per dire a dormire. Però ovviamente chi vuole fare il fumettista, ma anche qualsiasi altro tipo di lavoro, deve sapere i pro e i contro. Quindi ovviamente ci sono giorni in cui lavoro di notte, non si dorme per amore di finire il volume in tempo. L'importante è avere consapevolezza di quello che si sta facendo. Direi che l'importante è un buon consiglio, ecco, l'importante quando cominci un progetto è avere la consapevolezza che ci saranno dei sacrifici da fare. Bisogna comunque prenderlo anche come un modo di crescita. Nel senso, ti poni un obiettivo, dici io voglio iniziarlo e finirlo. Poi ovviamente ci sono gli alti e bassi. L'importante è saperli gestire. Quale hai fatto? Io ho fatto il liceo classico, classico, scusami, liceo artistico. Niente, ho fatto arti figurative, quindi pittura, acquarello, disegno dal vero. Sì,
Quindi sai dipingere anche tu. Da lì a dire saper dipingere. Perché avevo degli insegnanti tremendi che tipo ci schiaffavano un'immagine davanti e dicevano adesso lo ridipingete. Ma scusa, ma io non lo, cioè, insegnami qualcosa, che vuol dire No, io... ridipingere? Io non so come si mescola il colore, non so che co non so come No, non stenderlo ci in maniera credo. liscia. Spiegami qualcosa. No, Tempo rifallo, ma dov'è? come rifallo? Io per fortuna ho avuto bravi insegnanti e... spiegavano le cose. Cioè non ti mettevano lì a dire dipingi, ma le spiegavano. No, a me dipingere piace, purtroppo appunto facendo pendulum notte e giorno non ho tempo più per dipingere. Magari riprenderò. Cosa ti rallenta quando devi realizzare una tavola? Abbiamo un po' di domande molto interessanti. Rispondi. La cosa che non devi. Ok, a posto, prossima domanda. Ti capitano dei giorni invece in cui non riesci a smettere di disegnare e vorresti finire tutto subito per vedere il risultato? Sì, quando sono ben presa, diciamo, soprattutto quando inchiostro, mi piace più inchiostrare che fare il name. Quindi sono molto più veloce. Il tuo orario di lavoro, come è impostato? Allora, dipende, nel senso che ci sono momenti in estate che lavoro di più di notte perché riesco a stare sveglia. Mentre invece in inverno la notte preferisco dormire e lavorare di giorno. Quindi non lo so, i miei orari estivi sono dalle 9 del mattino fino alle 6 del mattino. Cosa? Praticamente, sì, praticamente io dormo solo 4 ore a notte in estate, mentre in inverno, non lo so, vado a letto a mezzanotte, alle 10 mi sveglio e lavoro. Sì, ci sono momenti, soprattutto ripeto in estate, che la notte sto lì. Soprattutto l'ultimo mese. Proprio il mese prima della consegna. Quello è devastante. L'estate è veramente, veramente tremendo perché, soprattutto anche quando usi il computer, intanto se usi il tradizionale ti sudano le mani, poi col computer invece, comunque Notavo la sia, c'è tutto il grafica. calore degli Notavo la apparecchi, degli grafica che schermi. scotta. Sì. Mamma mia. Poi qua io sto in Sicilia, si toccano anche i 40 gradi e più. Oh, mamma mia. No, immagino. Allora, un consiglio sui retini, come evitare di metterne troppi, e dove consigli che si devono inserire in digitale? Allora, assolutamente usare pochi retini. Cioè nel senso, soprattutto se non si sa come usarli, è inutile mettere 10.000 retini e poi fare Moiré. Poi io non lo so, io uso sempre il 60%, il 60 punto line. Qua. Sì, dal 70 in giù va bene, i più normali sono sui è il 60 alla fine. Questi qui di solito non li sovrappongo, devi dare Moiré. Soprattutto se si è alle prime armi, io di metterne pochi, pochi ma giusti. Magari dipende anche lo stile, magari mettere più neri e meno retini. E soprattutto non usare i retini come se fosse colore. Alla fine sì, se si retina tutto quanto, poi dopo diventa tutta una macchia grigia. No, perché appunto magari alcuni pensano, vabbè, è come se fosse un colore. No, retino è un No. retino. Poi perché magari in digitale una si trova tutti quei retini e li vorrebbe provare tutti e magari... Metto le piume, poi sopra i fiori, e poi sopra un gradiente, e poi queste Esatto. bolle. E poi muire. Che diventa una cosa pesantissima da vedere, soprattutto se avete una line art molto spessa. Io penso che Sia pochi. una buona base per diventare un fumettista? No.
ripeto, dipende dagli insegnanti che hai, dipende che titolo di studio hai. Cosa, ad esempio, io ho fatto figurativo, mi è servito a livello di colore e a livello di anatomie. Ripeto, bisogna cogliere un po' dappertutto. Penso che se fai l'artistico devi saper cogliere le anatomie, colore, eccetera, eccetera. Se fai un classico, magari ti può aiutare a livello di storia. Storia proprio, cosa vuoi raccontare? Di psicologia, queste cose qua. Clematis che dice in tradizionale retini costano e ti contieni. Esatto, brava. Mentre qua su Clip hai il mondo di retini e fai, Wii, che bello! Retiniamo. Ad esempio, mi piace tanto. Generale, tornando un attimo al discorso dell'artistico, all'artistico ti insegnano delle cose del tutto diverse da quello che poi in realtà fai nel fumetto. Diciamo che ci salvi qualcosa di teoria del colore e anatomia, ma a parte quello, No, beh sì, ovviamente no. Non ti difficilmente spiegano come userai fare un fumetto. la tecnica di chiaroscuro a penna per fare il fumetto. No, beh, ovvio. Comunque le basi proprio Quindi minime del questo. disegno te le spiega. Sì. Dipende molto anche dagli insegnanti poi che ti trovi, perché Oh giustamente. sì, infatti. Sara, che faccio l'industriale, i miei compagni mi dicono ancora di andare all'artistico, ma comunque non vuol dire niente fare l'artistico o non No, farlo, non infatti. significa che diventerai fumettista o meno. No, Tipo, la infatti, non vuol metà dire dei nostri niente. insegnanti, tipo più della metà degli insegnanti di Lucca Manga School, non hanno fatto l'artistico. Credo ci siamo tipo io e Giulia e basta. No, infatti dipende. Dipende anche cosa ti spiegano, ma poi, ripeto, in ogni caso in un artistico non ti spiegano come fare un fumetto, come impostare una tavola, eccetera, eccetera. Per questo esiste la Lucca Manga School. Yeah! Devo fare un jingle per metterlo ogni volta che si me, per metterlo su ogni volta che si parla di Lucca Manga School. Sì, e tutti quelli che ti chiedono, ma quindi l'artistico Lucca Manga School? Consigli in generale per l'inchiostrazione in digitale? Non ho molta esperienza, per questo la domanda è così vaga, dice Anastasia. Anche la risposta non può essere molto. Ci vuole uno studio dietro comunque. Così su due piedi non saprei spiegartelo. Dipende anche la tua mano. Comunque è tutta questione di Intanto allenamento. la prima cosa che posso consigliare è di imparare in tradizionale. Ah, sì, assolutamente. Tutto il resto c'è Lucca Manga School. Tutto Ma il anche per resto. imparare in tradizionale c'è Lucca Manga School. Problemi? Lucca Manga School. Allora, avevamo altre domande che mi stavo perdendo perché poi salgono a suon di commenti. Avendo la tavoletta grafica senza schermo, mi consigliate di disegnare sul foglio, ricalcarlo sulla tavoletta e poi inchiostrarlo sul PC oppure scannerizzarlo e passarlo sul PC? Io personalmente ti consiglio di inchiostrare in tradizionale e poi dopo di scannerizzare e colorarlo in digitale, almeno se sei alle prime armi. Perché inchiostrare in digitale è molto difficile, soprattutto quando non hai lo schermo. Concordo. Ti ricordi con la bamboo wagon, Madonna mia. Mamma mia. No, sì, i ricordi di cercare di inchiostrare le cose con la Bamboo Wacom su Manga Studio. Raga, l'incubo. Proprio il terrore. Volete prendere una tavoletta, prendetela a schermo direttamente. Infatti. Anche perché appunto ormai ci sono le Huion, le Wacom,
c'è di tutto essenzialmente, si fa abbastanza, si trova per qualsiasi livello. Ci sono pure gli iPad che per quelli che non sono Ottimo. convinti di Dicono che usarlo, io non ti dico, sono. prenditi un iPad. No, infatti. Che vada c'è l'iPad. Raga, perché lì buttate bestemmie. Con la tavoletta, non a schermo. Come si scannerizza un disegno? Serve uno scanner giusto? In realtà basta qualsiasi scanner, mi sa. Cioè, io ho sempre usato scanner normali. Possiamo girare un attimo l'attenzione sul fatto che il pennello che stavi usando si chiamava Crocibelle. Per non dimenticare i pennelli. Beccata, Crocibelle. Meraviglia. Tra l'altro vedo che anche te c'è un sacco di tool. Anche te sei una degli shopper compulsivi Sì, del ma cioè, Criteo magari Asset. non uso. Tutti questi qua uso sempre gli stessi. Crocibelle. Crocibelle. Scusate per la domanda, ma non sono molto esperta. Che cosa vuol dire scannerizzare? È quando praticamente le scansioni sono quando come si trasforma? Allora, Si può dire? È tipo come fare una fotocopia, però in realtà invece al di uscire un altro contrario, foglio ti va sul computer. se metti il Si digitalizza il foglio con uno scanner, ecco. cliente, prendi la stampante, apri, metti il foglio e appunto lo scannerizzi, cioè nel senso lo fai vedere al computer. Esattamente il contrario di quando stampi. Processo contrario. Il contrario di stampare, mi piace. Niente, prendi un foglio dalla realtà e lo passi in digitale. Come scannerizzare un altro discorso, dipende dalla Adoro. stampante. Per tutto il resto c'è Luca Manga School. Beatrice dice lo scanner che uso io è un'app sul telefono, top poverata. Fantastico. Ma ormai col telefono si può fare veramente di tutto. Veramente, ragazzi, ormai si può fare veramente di tutto con i cellulari e meno male. Sara che ribadisce per ogni cosa Lucca Manga School. Prurito? Lucca Manga School. Alitosi? Lucca Manga School. problemi di scansione? Lucca Manga School. Ehi, bocca sana. Non sai fare il caffè, Lucca Manga School. Ok. No, non ci si può fare. Oggi siamo partiti tutti. Col disagio, sì. Jojo reference, Lucca Manga School. JoJo Reference, Lucca Manga School. No. Viva le JoJo Reference, ribadisce Sara, giusto per non farcele mancare. Comunque noi ci siamo, avremmo praticamente fatto la nostra ora. Vai. Allora, è il tempo di Pensa a te. salutare tutti. Grazie mille per averci seguito. Mi raccomando, le fan art di Jojo con i personaggi di Pendulum. Ormai se l'hai legata al dito, vi tocca farle, ragazzi. Sì, ora me le aspetto da un momento all'altro. Va bene, grazie Caterina per questa opportunità. Grazie a te, Claudia, per il tuo tempo, grazie per aver condiviso il tuo processo lavorativo. Ciao ciao! E ci vediamo alla prossima live stasera alle 21 con Mangaka 96, che però non disegna, promesso.
No, saremo a chiacchiera, sarà una live di chiacchiera. Quindi, già al solito, taggateci @LucaMangaSchool, hashtag LucaMangaDraw per farci vedere che cosa avete disegnato mentre chiacchieravamo con Claudia. Vi ricordo Pendulum, acquistabile sullo shop di Manga Senpai. E ci vediamo stasera. Ciao a tutti! Ciao!